Siamo ritornati all'Hotel Majestic, ringraziamo il direttore di averci ospitati per questa rinnovata collaborazione con una struttura che può valorizzare quella che è l'immagine delle persone che parteciperanno, ovviamente. Oggi è un problema di tutti, di certo non è un vostro problema perché voi vi rappresentate al meglio, però la qualità, l'eccellenza, le potenzialità di una struttura, di un'attività, eccetera, vanno sempre mantenute efficaci e, come dire, e contemporanee. Sì, buonasera a tutti. Infatti, con grande piacere abbiamo rinnovato la collaborazione con Etiquette proprio per valorizzare sempre di più la condivisione che abbiamo con loro della cura al dettaglio, la cura al servizio, che sono elementi imprescindibili oggi nella qualità del servizio e la qualità di un 5 stelle, ma io penso ormai in qualsiasi attività sia presente nel mondo del lavoro e nel mondo sociale. Quindi per noi è stato un grande piacere rinnovare la collaborazione. Siamo veramente felici di poterla continuare perché solo qui ci può essere questa condivisione fra la cura al dettaglio e al servizio. Tra l'altro è il vostro obiettivo, uno dei vostri obiettivi è sicuramente quello di aprire le porte del Grand Hotel ai cittadini, ai bolognesi e non solo ovviamente, per far vivere, per condividere questo ambiente che si respira storia, si respira cultura, si respirano tante cose, si respira vita, mi viene da dire, e a volte uno magari per un po' per pigrizia, forse per pudore, fatica a superare la soglia, invece è un luogo aperto ai bolognesi come voi avete sempre sostenuto. Sì, l'abbiamo sempre sostenuto ed io, diciamo, in prima persona ho la possibilità di farlo da quando sono diventato direttore generale con la nuova gestione Due Torri Hotels dal 1 luglio 2010. Il mio compito, appunto, il mio obiettivo è sempre stato quello di aprire le porte ai bolognesi, di aprirle, diciamo, per far vedere l'albergo museo, il palazzo museo e tutte le bellezze storiche e culturali che all'interno sono custodite. E sono molto felice che questo venga condiviso anche con guide d'arte che stanno promuovendo proprio dei piccoli gruppi proprio in visita all'hotel che stanno creando un appeal e una curiosità incredibile, proprio la visita guidata e storica proprio di tutti diciamo, le attrattive storiche dell'hotel con il racconto di chi ha soggiornato qui. Quindi questo mi riempie d'orgoglio e mi dà la possibilità di far conoscere ai bolognesi e non che il Caffè Marinetti e il ristorante Caracci sono aperti anche al pubblico esterno. Si rinnova questa partnership con l'Hotel Majestic, ex Baglioni, noi bolognesi lo ricordiamo come Baglioni ancora, ma Majestic comunque è la sua denominazione corretta e anche questo riconoscimento di questa eccellenza, no? Un'eccellenza che voi date, come dire, date un maggior valore ancora con i corsi che fate perché comunque rappresentarsi oggi, presentarsi in maniera giusta è fondamentale. Sì, innanzitutto Etiquette, volevo spiegare un attimo di cosa facciamo. Etiquette Italy è dal 2001 la prima scuola di business etiquette e immagine professionale. La partnership con il Grand Hotel Majestic ovviamente nasce spontanea, insomma parliamo di una struttura di eccellenza, il primo hotel Emilia-Romagna 5 Stelle Lusso, per cui per noi è diciamo, il luogo perfetto per svolgere le nostre attività corsuali. E inizieremo a breve appunto con un nuovo ciclo di corsi, questo è il secondo anno appunto che proponiamo alla nostra città, questi percorsi appunto che portano le persone a conoscere l'arte delle relazioni. Ce n'è bisogno, anche perché è un mondo in continua evoluzione, sia dal punto di vista tecnico, anche se però le fasi fondamentali poi rimangono quelle, nel senso che il vostro lavoro si basa proprio sulla storicità e anche sulla validità del linguaggio, quindi va solo adattato ai tempi che cambiano, per fortuna mi viene da dire, e il web è uno di questi strumenti che consente oggi alle aziende, anche alle aziende medio-piccole, anche chi pensa magari di non essere coinvolto, il professionista, soprattutto il manager, eccetera, però
tutti hanno bisogno di comunicare nella maniera giusta, perché sbagliare comunicazione vuol dire rappresentarsi male e forse perdere anche qualche occasione dal punto di vista professionale. È assolutamente corretto. Innanzitutto è utile dire che il galateo, il buon ton, si è sempre adattato ai tempi, quindi non parliamo appunto del galateo passato, di come tenere una forchetta piuttosto che come indossare il cappello. Qui proponiamo dei percorsi assolutamente attuali. Infatti, come tu hai detto giustamente, il web adesso fa da padrone, quindi la netiquette, quindi il buon ton della rete, il personal branding, diventare ambasciatori anche della propria, del proprio marchio, perché non dimentichiamoci questo personal branding, questa parola americana che si può tradurre con il marchio personale, cioè tutti noi, dalla libera professione a chi ha delle aziende, a medio piccole, deve occuparsi di promuovere il proprio marchio, sia presso i propri clienti e anche sul web. Questa è una cosa importantissima. Tra l'altro, giusto farlo anche in un luogo come appunto l'Hotel Majestic, che rappresenta al meglio l'immagine del bon ton, del galateo, eccetera. Quindi, che non vuol dire vivere un ambiente in maniera un po' storica, un po' troppo storica, un po' datata, eccetera. Anzi, vuol dire vivere in maniera attuale. Noi bolognesi siamo fortunati ad avere una struttura del genere e di poterla farci conoscere attraverso questa struttura, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Questo per voi è stato un passaggio quasi obbligato, cioè avete scelto proprio questo luogo per dimostrare anche che all'interno di una struttura storica che uno magari è curioso ma magari titubante da conoscere, invece c'è la possibilità di aprirsi e di scoprire veramente quello che è il mondo della comunicazione. Questo hotel che noi abbiamo a Bologna è veramente un tesoro. Io lo dico sempre a tutti, cioè al di là dei nostri corsi, ovviamente tutte le persone sono invitate ad iscriversi, ma venite veramente a frequentare questo luogo d'eccellenza che noi abbiamo nella nostra città, quindi anche per un semplice aperitivo o per un caffè, oppure anche semplicemente per visitarlo, perché veramente merita. E poi respirare la bellezza è importantissimo per vivere meglio. Dicevamo prima fuori onda, basta guardarsi intorno, a parte i quadri, la bellezza storica, artistica che c'è, anche solo le immagini, le fotografie che sono rappresentate, raccolte, dimostrano cosa è passato da Hotel Baglioni ora Majestic. Quindi questa è una cosa in cui forse dovremmo un pochino essere più consapevoli. Ma torniamo al corso, un corso che si sviluppa in alcune date, affrontando ovviamente argomentazioni diverse l'una dall'altra, dove magari ci terremo aggiornati, ci piacerebbe anche rubare la presenza durante i corsi per capire che non è il luogo, non è il contenuto, ma nell'insieme è tutto il progetto che ha una grande validità, perché torno a quello che ho detto all'inizio, oggi anche il negoziante, la partita IVA, per banalizzare il discorso, per semplificarlo, è una persona che ha bisogno di rappresentarsi e non è detto che lo faccia sempre al meglio. È vero, infatti ti ringrazio anche di questa opportunità che ci dai di farci conoscere, anzi sei tu e tutti i vostri ascoltatori e visitatori della vostra web TV invitati a partecipare, anzi faremo vedere anche delle immagini, no, dei nostri corsi, perché noi ci teniamo a far capire quello che facciamo. Il percorso del 2017, i percorsi formativi del 2017 di Etichetti in collaborazione con il Grande Hotel Majestic prevedono vari argomenti e che sono utilissime sia per l'imprenditore, ma anche, come dicevi tu, per dire l'esercizio commerciale o libero professionista. Il primo corso ci sarà breve e riguarderà, si chiama Speak with Etiquette, che è un corso per far capire immediatamente di public speaking, ma non è un public speaking tradizionale, è un public speaking elegante e serve per rendere più sicura la persona nell'arte delle relazioni. Quindi io sono più sicura, ho più autostima e riesco sicuramente a rendere più competitive le mie relazioni professionali. Ed è un corso che ad esempio adesso abbiamo già superato il numero dei partecipanti, penso che lo rifaremo e poi magari faremo vedere anche qualcosa, no, per renderlo anche più fruibile.
Anche perché il relazionarsi con gli altri poi vale nella vita, no? Quindi non solo dal punto di vista aziendale, è un, come dire, è una dote naturale, è una dote, un patrimonio personale che uno poi può in maniera propria utilizzare in varie occasioni. Sì, infatti noi partiamo ovviamente business etiquette, innanzitutto spieghiamo, no? È il, diciamo, l'abbiamo tradotto con galateo degli affari o arte degli, delle relazioni professionali, però non dimentichiamoci che tutto quello che impariamo a questi corsi, l'autostima, la sicurezza, la leadership, il personal branding, poi alla fine si ripercuote nella vita privata. Quindi noi siamo estremamente curiosi, quindi vogliamo vedere che cosa accade, quindi raccogliamo l'invito e poi terremo aggiornato il nostro pubblico attraverso le nostre immagini per capire che veramente a volte basta veramente, fra virgolette, poco, se ben strutturato, per tanto per riconoscersi, perché poi alla fine forse c'è anche una grande, come dire, in un'epoca come la nostra c'è troppo pragmatismo sulla propria persona, quindi c'è troppo, siamo troppo schivi nel raccontarci, nel metterci in gioco, e invece fa parte della vita e del mondo professionale del lavoro quello di scoprirsi ogni tanto. È vero, e comunque io vi rinnovo l'invito, insomma, a venirci a scoprire. E perché secondo me con un po' di etichette la vita è sicuramente più bella.